calci, mi sono beccato anche un ingorgo dello scarico del lavandino. Ovviamente ho risolto da solo anche questo problema. Già che ho fatto il lavoro sporco e ho comprato uno strumento apposito, approfitto per spiegare anche a voi come fare. Per strutturare gli scarichi del lavandino e del WC ci sono diversi metodi. Il più costoso è indubbiamente chiamare un idraulico. Il secondo più costoso credo sia quello che ho utilizzato io. Ho comprato uno strutturalavandini elettrico. In questo video vi spiego le sue caratteristiche, come funziona e vi fornirò qualche utile consiglio per strutturare gli scarichi, frutto della mia esperienza e dei consigli di un idraulico. Cominciamo dalle caratteristiche principali. Si tratta di uno strutturalavandino elettrico da 18 volt. La rotazione della sonda va da un minimo di 0 a un massimo di 560 rotazioni al minuto. La sonda ha una lunghezza di 7,6 metri e un diametro di 7 mm. La possiamo utilizzare per tubi con un diametro compreso tra 19 e 50 mm. Nella confezione troviamo tutto l'occorrente per essere operativi e per strutturare una, due e più volte i nostri tubi e i tubi dei vicini, se volete. Lo strutturalavandino, una batteria, caricabatterie, manuale di istruzioni, anche in italiano. Lo strumento mi ha da subito fatto un'ottima impressione. Ha un aspetto massiccio, è fatto di plastica dura, resistente, dello stesso tipo che si usa per le motoseghe. Già senza batteria è pesantino. Con la batteria montata il peso complessivo è di 3,8 kg. La batteria è da 18 volt, 2000 mAh, agli ioni di litio. Per fissarla allo strumento la facciamo scorrere in questi binari. Il grip è notevole, una volta in sede non si schioda. Per estrarla premiamo il gancio sul retro. Sempre sul retro della batteria troviamo un indicatore. Premendo il pulsante possiamo leggere la carica residua in una scala di 3 livelli. La costruzione dello strumento è semplice. Troviamo il pulsante di avviamento, una leva sul davanti, una leva davanti all'impugnatura. Nella parte rotante viene avvolta la sonda. Davanti è montato un LED per illuminare. Per la ricarica della batteria possiamo utilizzare il caricatore incluso nella confezione. Vediamo come funziona la macchina. Non è difficile, ma non è neanche molto intuitivo, perché abbiamo due leve su cui agire per regolare l'uscita e il rientro della sonda e il senso di rotazione. Spingiamo la leva anteriore tutta in avanti, in posizione F. Spingiamo il lato L dell'altra leva. Così facendo la sonda va in avanti in senso antiorario. Se spingiamo indietro la leva anteriore, la sonda torna indietro in senso antiorario. Spingiamo la leva anteriore tutta indietro in posizione R. Spingiamo il lato R dell'altra leva. Così facendo la sonda va avanti in senso orario. Se spingiamo avanti la leva anteriore, la sonda torna indietro in senso orario. Innestando al centro la leva posteriore, la sonda viene bloccata. Non abbiamo infatti la possibilità di premere il pulsante. Innestando al centro la leva anteriore, facciamo ruotare la sonda mantenendola nella stessa posizione. Vedete che non va né avanti né indietro? Bene, siamo pronti per metterci al lavoro. Proviamola! Anzitutto vi starete chiedendo perché acquistare uno strumento elettrico, quando uno strutturalavandino a spirale manuale costa circa un decimo del prezzo. Le ragioni sono due: se non siete super palestrati, il motore ha più forza di voi ed è quindi molto più efficace. Ma è anche un discorso di praticità e soprattutto di igiene. La macchina avvolge la sonda in un contenitore chiuso, evitandoci di sgocciolare e di sperdere sporco e germi ovunque. Se si tratta di un lavello possiamo anche chiudere un occhio, ma se si tratta di un WC io eviterei di imbrattarmi le mani e la casa. Questo è il sifone del lavabo che ho in bagno.
Vediamo se ha problemi ad affrontare questa curva a gomito. Anzitutto la distanza tra la macchina e la bocca del tubo non deve superare i 15 cm, altrimenti la sonda si potrebbe aggrovigliare. Vediamo come si comporta. La curva a gomito l'ha superata tranquillamente, adesso è nello scarico, nel tubo dello scarico principale, quindi perfetto, molto bene. Ok, sono arrivato alla fine, riavvolgo la sonda. Questo è il sifone che ho in cucina. Mi pare chiaro che non possiamo infilare la sonda direttamente nello scarico come ho fatto in bagno. In questi casi dobbiamo smontare il sifone. Altrimenti cosa succede? Che la sonda torna su dall'altro lato dello scarico. In questi casi inseriamo la sonda direttamente nel tubo dello scarico. Ok, sono giunto alla fine della sonda, siamo a quasi 8 metri di estensione. La riavvolgiamo, vediamo cosa succede. Secondo me esce un bello sporco da qua. Magari mettiamo anche sotto una bacinella, per precauzione non si sa mai. La sonda è molto sporca. Che schifo. Visto com'è sporco, è sporchissimo. Allora, non sono uscite grandissime incrostazioni, ma è innegabile che il tubo fosse sporco, quindi adesso la laverò. In ultimo, la zia mi ha detto 3 anni fa che lo scarico di questa vasca va pulito. Non avevo lo strumento, la voglia e nemmeno il tempo e ho temporeggiato fino ad oggi. Vediamo che porcheria riusciamo a tirar fuori. Capiamo di aver esteso completamente il cavo quando arriviamo a vedere questo, che è il punto di giunzione della sonda. In questo caso c'è una bella otturazione, infatti guardate cosa è venuto fuori assieme alla sonda. Sembra essere, del cellophane. E come vedete si è tutto avvolto sulla sonda, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Il motore oggi ha girato parecchio, ho pulito tutti i tubi di scarico che ho in casa e anche in giardino, e non si è mai surriscaldato. La lunghezza del cavo, di quasi 8 metri nel mio caso, è sempre stata adeguata, ma potrebbe non essere sufficiente se avete il lavello che dista più di circa 7 metri dalla colonna di scarico principale e l'ingorgo si trova nella parte finale della tubazione. Se sei interessato ad altri prodotti come questo che possono semplificarci la vita e a video tutorial sui lavori di fai da te, non scordarti di iscriverti al canale. Qualche consiglio di utilizzo. Quando raggiungete un ingorgo ostinato lo capite perché la sonda fa un po' di resistenza. Fatela scorrere in avanti per 4 secondi circa e indietro per altri 4 secondi circa. Bombardate l'ingorgo in questo modo per un po' di volte, così la sonda dovrebbe riuscire a spazzare via l'ostruzione. In questi casi vi consiglio anche di estrarre completamente la sonda. Troverete la testa piena di materiale. Pulitela e reinseritela per un po' di volte finché l'ostruzione non viene eliminata. Potrebbe capitare che quando riavvolgete la sonda una parte rimanga penzoloni, non si riesca a fare rientrare. Non è un problema grave, dovete semplicemente far uscire di nuovo tutta la sonda, la estraete completamente, la andate poi a riavvolgere completamente
e vedrete che rientrerà in sede senza problemi. Ho molto apprezzato che la sonda nell'avanzare faccia questo movimento rotatorio. È molto utile perché consente appunto di pulire tutte le pareti della tubazione. Terminato l'utilizzo, è sempre bene estrarre completamente la sonda e lavarla. Facciamola asciugare al sole, dopodiché la possiamo riavvolgere. In alternativa, se non volete fare tutta questa fatica, nel momento stesso in cui la riavvolgete tenetela avvolta in uno straccio, così da catturare lo sporco. Un'ultima accortezza: dopo l'uso vi suggerisco di lasciare la macchina, come ho fatto io, a testa in giù. Così facendo, se fosse rimasta all'interno dell'acqua, avremo modo di farla uscire fuori. In conclusione, anche in questo caso posso dirmi soddisfatto dello strumento che altrimenti non avrei recensito. I materiali con cui è costruito sono solidi e resistenti. Non serve che siate robusti o uomini per poterlo utilizzare, il motore ha tutta la forza che vi occorre. È a batteria, quindi sicuro e pratico da usare. Il funzionamento è semplice ed efficace e questo video dovrebbe avervi aiutato ad impratichirvi con lo strumento. Consente di fare un lavoro pulito senza sporcare noi e la casa. Il motore è potente e non si surriscalda. La lunghezza della sonda è adeguata per la maggior parte degli interventi. Una volta che lo avrete in casa, è decisamente più reperibile di un idraulico e soprattutto più economico. Se questo video ti è piaciuto, metti like, avrò così lo stimolo per farne tanti altri. Se vuoi seguire le mie scoperte e le mie recensioni, iscriviti al canale. Alla prossima!